per la serie Horse on the Street, there you go, col culo completamente fuori, non si vede niente. Lei è sexy, okay. Sta andando a caccia di polli che ci cascano. Questi sono adulti, ragazzi, sono adulti, guarda che zombie, ragazzi, guarda dove metto la mano, metto il piede, sono morti, guarda, sono adulti questi, non sono ragazzini, guarda dove mette il piede, il malato di mente, guarda dove la gente mette la mano. Sozzoni di merda. Fiero lo zombie. I zombie sono fieri di tifarti, Roma. Rivoluzione, pecora, rivoluzione per il mondo del lavoro. Sta cambiando tutto, pecora. È arrivato finalmente il reddito di cittadinanza, pecora, credici. Allora ragazzi, qui ci stiamo in una stazione del treno e c'è questo bel alberello qua con praticamente tutte parole d'amore, positività, creatività, giocare, volontà, lealtà. Be the change. C'è questa roba da... questa roba proprio da politico, proprio tipo Obama, be the change, affettuosa, gioia, riflessività, altruismo, be a good slave, va tutto bene, qui, calma, schiavo, calmati, positività, pecora, devi essere positiva, pecora, sicurezza, la sicurezza, l'attentato, la pecora vuole la sicurezza, rispetto. Aspetta, pecora. Insomma, come smorzare tutta la vita? Disponibilità, a pecora te devi mettere, devi essere disponibile. Attenzione. Mike, buongiorno. Il mio capo mi diceva, amore, il mio capo mi diceva che tu devi avere il telefono acceso anche quando non stai al lavoro. Quindi disponibilità, pecora. Questo è l'albero per la pecora passa qua tutti i giorni. Tutti i giorni passa qua, che deve prendere il treno del campo di concentramento tutti i giorni e deve vedere qua l'angolino tutte le volte questa roba qua. Deve stare zitto, deve stare. Muto deve stare la pecora. Ecco, una pecora, due pecore. C'è un parco qui a Monte Rotondo che si chiama Arcobaleno. I nomi delle vie, dei parchi, sono scelti apposta insieme per un mondo migliore. Tanti colori verranno qui in Italia e tu devi essere buono e devi accettare tutte. Ci saranno tanti generi anche, tu le devi accettare tutte. Quando vediamo arcobaleni, pure pupazzetti così sorridenti, questi sono disegni ordinati dal comune. Quindi arcobaleno, l'ho spiegato prima, deve dare l'idea di inclusione, di accettare il diverso e di una... così non credere più che questa è la tua terra e la devi difendere. Praticamente tu non sei più, non hai più identità. L'identità scompare quando tu metti tante cose diverse insieme, scompaiono tutti i colori, però loro lo fanno vedere come se preservano questi colori, però la diversità si preserva se tu e ognuno di questi colori lo lasci nel proprio ambiente, perché se lo porti tutto qua nel grigiume che stanno creando loro, non c'è arcobaleno, c'è grigio e basta. A noi ci hanno detto che i re sono finiti, i re semplicemente si sono nascosti e mettono i politici come distrazione. Infatti i simboli qua lo dicono, vediamo qua, octagon qua, ottagono, la stella. Stella a rovescio qua. Oh yeah! Oh yeah! Quindi immaginiamo tre tipi di categorie. Primo, quelli che controllano tutti questi, anche noi due, queste altre due categorie. Poi ci sono i zombie, la massa e un 1%, quindi la conoscenza. La conoscenza ce l'abbiamo. Quelli che controllano questo mondo, più noi 1% purtroppo.
questi zombie qua sono peggio degli animali, purtroppo, peggio degli animali, ed è grazie a loro che soffriamo anche noi, purtroppo. Questi sono gli schiavi che portano da mangiare ai nostri padroni. I nostri padroni non fanno niente, loro basta che hanno inventato i soldi e possono farci muovere a loro piacimento, e quando vogliono loro possono anche interrompere questo flusso di trasporto e creare il caos, come hanno creato il caos in Albania da noi, fermando tutti i tir e tutto l'economia e tutto. Praticamente loro ti possono far morire, perché siccome piano piano ti hanno levato la possibilità di piantare il tuo cibo e fare tutto da te, in questo modo tu, una volta che sei disperato, non potrai più fare niente. Le terre migliori ce l'hanno loro, tu devi solo prepararti per morire. Allora ragazzi, qui qualcuno ha scritto porci. Qui abbiamo tantissime possibilità, perché possiamo anche andare al museo storico aeronautico militare, Air Force Museum. Quindi qui ci sono gli americani, ragazzi, i nostri padroni, e magari posso fare qualche domanda sulle scie chimiche, tipo, sicuramente mi risponderanno, no? Andiamo. Questo è il lago di Bracciano, ragazzi. I romani bevono quest'acqua, molto pulita quest'acqua. È possibile vedere un po' di flora violentata, ma anche un po' di fauna violentata. Ricordiamo che i cani possono fare il bagno qui al lago di Bracciano, perché sono pulitissimi, come sappiamo. Ecco, prego. Altro buffo, grazie. Ecco. Intanto ci pensa l'Acea a pulire l'acqua, no? Ho girato questa parte così interna di queste montagne, quindi significa che quando piove tutto quello che c'è in queste montagne interne praticamente casca in questo lago. Però ricordiamo che ci pensa sempre l'Acea a pulire tutto, e fa un ottimo lavoro. Quindi ricordo che queste montagne qua l'ho fatta a piedi, sono frigoriferi, le peggio schifezze, discariche, però ricordiamo che ci pensa sempre l'Acea a pulire, a filtrare tutto, non c'è problema. È abbastanza pulito, diciamo, basta chiude un occhio, diciamo, anche due, diciamo. Ecco, se tu, che ne so, ti mettessero una barca nel bicchiere mentre bevi, no? Oppure nella pentola, tua madre ti mettesse un pezzo di barca, però è filtrato dall'Acea, giusto. Hai bisogno di un sifone? Gomme? Hai bisogno di gomme? Abbiamo diverse misure, dentro il bicchiere una gomma. Stavo vedendo che è molto sporco intorno, poi è normale. È perché il privato, se non lo pulisci, perché qui lei pensi che il lago arriva da quel livello là. Ah, quindi con il tempo si è abbassato il livello. Ma questo è un ritiro nel senso stagionale o è proprio da anni che si sta ritirando? Non lo so, 2 anni. Sono 2 anni che si sta abbassando molto? Un anno e mezzo, proprio così, ha cominciato. Ma questi sono cigni liberi che vengono qua quando gli pare a loro? Poi se ne vanno? E se li guarda, se li metti a guardare là. Perché poi stanno i pescatori, qualcosa, che vediamo sempre dai pescatori. Sono un po' come i gatti, diciamo, che un po' dipendenti dall'uomo. Lì stanno i pescatori, e lei ora se prosegue, anche laggiù stanno i pescatori. Questi sono 2 modi di tenere una casa in campagna. Una così, che sembra tutto disordinata, però c'è un ordine, una logica, tutto, perché ci sono animali, galline, tutto. Quindi questa è una persona più a contatto con la natura e distrugge di meno l'ambiente. Invece, qui a fianco, vediamo un altro modo di usare la radiazione. Cemento, macchine, inquinamento, veleno. 2 modi. Mi piace più questo. La natura c'ha meno angoli di solito. Giù il ponte, devi proseguire giù. Qui questa ti porta a un certo punto. Questa la faccio senza commento. Ci sono macchine, rifiuti qua sotto. E senza saperlo, praticamente questo qua
Ho scoperto che la via Francigena, che è molto famosa, che parte dall'Inghilterra se non sbaglio, sì, e arriva fino ai mostri. Questo è un percorso di pellegrinaggi. Questo sei così. Sono le guaglie. Gli animali, ma sai quanto sono meglio di noi? Gli animali, noi facciamo schifo. Abbiamo distrutto. L'ambiente è stato distrutto. Buttano di tutto, no, ma che adesso per esempio anche in Mentana, no? C'è l'isola ecologica, no? Che devi buttare un materasso, devi portare, carichi in macchina, vai lì, c'è, solo non sai perché non ce lo portano, perché quando vai lì ti chiedono la carta d'identità, no? E l'ultima bolletta di pagamento della Tari. Esattamente, fanno di tutto per fartelo fare, però poi dicono l'hai fatto tu, cioè il cittadino, però è come se spingono tutto per fartela fare. Cazzo, mi vuol dire che mi metti i cartelli di vieto di Non serve niente. L'uomo è arrivato sulla luna e non riesce a risolvere questo piccolo problema, o forse non lo vuole risolvere. Se torniamo indietro di non tanto di 40 anni, no, e passavi di qui 40 anni fa, che è tutto uno spettacolo, Peschedi, vigneti, tutto pulito, tutto ordinato, tutto adesso è tutto abbandonato, tutto è monocultura. Perché adesso non hanno incentivato, esattamente, non hanno, andiamo in città tutti quanti, andiamo. Io mi ricordo negli anni 60, no? Negli anni 60 il boom economico di questo paese, dagli anni 70 ne comincia a dire siamo abbandonati, venite in città. Esattamente. Allora, in città che fa cosa in città? Ma tu incentiva questa gente qui, dagli sovvenzioni, dagli, esatto, aiutali, no, a coltivare, lasciare i terreni coltivati, non abbandonati così. La grande sfortuna è stata questa cazzo di prova, secondo me. Esattamente, ma io... Tutta la globalizzazione, come comprare lì, ecco, dove a comprare, adesso io non è che ho niente contro il Marocco o l'altro. Sì. Vabbè, abbiamo in questo paese, abbiamo le granaglie migliori del mondo. Che grossissimo paese, può fare da tutto proprio. Abbiamo pastorizia, abbiamo arancia, mare, tutto. Abbiamo mare, abbiamo tutto, non ci manca niente. Io non le guardo le notizie lì, non le guardo perché ti dicono è così, ma non è così. Ti fanno vedere al telegiornale quello che dicono loro, perché comunque viene prima tagliato, dice no, questo non, certo, non da, non da questo neanche, ma non da questo che dico io, hai capito? Perché è così. Allora che succede? Oggi ci sono questi di informico i telefonini, punto. Perché tanto i telefonini per un po' per quanto vogliono. 5G questi gestendono adesso col 5G, con queste antenne che vogliono mettere su ogni palazzo. Mio padre, diciamo la campagna, mai messo i prodotti, noi. Avevamo i pescheti, avevamo la vigna, piante di fighi. Pere, mele, c'avamo tutto. C'avevamo gli animali? Sì, c'avevamo le animali, galline, c'avamo le pecore, c'avevamo le mucche, c'avevamo le galline, i conigli, c'avevamo tutto. Mio padre non ha mai dato nulla alle piante. Adesso se tu vedi in questi peschetti passano quei trattori e buttano, pompano in continuazione, tutta robaccia. Loro, siccome ci vogliono stupidi e la roba avvelenata ti rende stupido, esatto, loro praticamente li lasciano fare questo. Hitler aveva scoperto che se butti sull'acqua da bere il fluoro, praticamente aveva scoperto che tutti i detenuti là dei campi di concentramento stavano tutti mosci, zitti, buoni, no? Ed erano molto più facili da controllare. E da allora ancora oggi si butta il fluoro nell'acqua. Questo è solo l'acqua. Adesso immaginiamo invece tutta sta merda che buttano nella roba che mangiamo. Partivano i carretti qui la sera e mi va a portare la frutta a Roma, la frutta, la verdura, qui tutti la orti. Gente non si ammalava perché mangiava roba buona, tutti orti erano, ma tutti ammalati perché mangiamo schifezze. Questa è roba moderna, sta no, statua sì. Lì, a sinistra la passerebbe giù verso si comincia a salire un po'. Oh, grazie mille, ha fatto molto piacere. Ciao, buon viaggio. Grazie, arrivederci.